Consigliera, è iscritto a parlare il consigliere Calabrese. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Io finora non ho ascoltato uno dei dati principali. 90 milioni di taglio, di cui 80 subito e 10 all'anno per tutti gli anni a venire. Sembra un dato banale, ripeto, 80 milioni subito e 10 uniti a questi 80 subito per ogni anno da qui in futuro. E si rinfaccia lo stipendio del dirigente Simioni. Se ogni dirigente del passato messo a capo di Atacama avesse prodotto un risparmio in questa città di queste dimensioni, oggi staremmo parlando di altro. Quindi evitiamo per favore di tornare su questioni su cui questa maggioranza non ha nessuna voglia di tornare, perché sembra che ogni volta è polemica, così come anche la polemica che sembra che scaturisca adesso la novità assoluta per cui abbiamo chiamato degli assessori del nord, non si poteva fare e quindi abbiamo scoperto conseguenzialmente il motivo per cui l'ex sindaco è stato cacciato, perché altrimenti non c'è nessuna ragione. Perché non c'è nessuna ragione nel momento in cui il presidente della commissione dice molto chiaramente che stiamo andando in continuità della delibera Marino? Quindi potevate tenervi Marino e far fare queste cose a lui. Non è colpa nostra se lo avete cacciato, ma anche questa storia degli assessori che vengono al nord è una storiella. Questa è una città che è una capitale, lo è diventata non a caso, che ha le sue migliori dimostrazioni di, come prima si faceva riferimento al passato, no? Roma imperiale, Michelangelo, Borromini, Apollodoro di Damasco non erano romani. Che male c'è portare delle persone a Roma, no, che hanno e portano questo valore aggiunto? Non so, io veramente siamo arrivati a un livello di critica che si poggia, no, su delle questioni che io veramente non riesco a capire, come non riesco a capire l'appunto che c'è stato fatto su ADR, dovevamo mantenere la quota di ADR per controllare ADR. È stato spiegato che noi stiamo andando verso una politica che, ad esempio, per quanto riguarda ATAC, riguarda il fatto di reinternalizzare delle situazioni che rientrano nel core business di queste aziende e quindi anche per Roma Capitale, a livello istituzionale, mettere in gruppo, lasciare nel gruppo quelle aziende che a livello istituzionale hanno un senso. Che c'entra che Roma Capitale deve controllare ADR? Ma esistono già gli organi istituzionali, sono Regione e Stato, che voi controllate. Se volete controllare ADR e l'hub più importante d'Italia, chiedetelo a loro, ma che c'entriamo noi? Stiamo facendo un discorso di efficientamento e razionalizzazione, riordino, proprio perché da 31 a 11, ne manca una, da 31 a 11, 20 aziende tolte, tra cui l'avrebbe fatto anche un bambino di 9 anni, mi dispiace dirlo, il consigliere Pelonzi ha ragione. La società che è stata, no, realizzata in questa città per vendere i fiori, no, non ha venduto manco un petalo, eppure l'abbiamo pagata. Ecco, questo l'avrebbe fatto un bambino di 9 anni, però non l'aveva fatto nessuno. Fino adesso non l'ha fatto nessuno. I responsabili siamo noi che lo stiamo facendo, ma guarda un po'. Guarda a che livello di paradosso siamo arrivati, io veramente non riesco proprio a capire. Aiutatemi, perché proprio, non so, io ogni volta che noi siamo in aula assisto a delle scene che proprio non mi distruggono proprio l'onestà intellettuale. Ora, dico, perché 32 aziende? C'è un'azienda di cui non si parla mai in questa città, è un'azienda che noi comunque stiamo dismettendo, che è l'azienda del malgoverno, che è l'azienda dello sperpero, della moltiplicazione delle poltrone, del fatto di avere comunque un interesse. Quando si parla di controllo di ADR, in realtà si parla del fatto di avere un controllo politico. Ecco, il 5 Stelle ha un'altra visione. E risparmiatevi, lo dico al consigliere Giachetti, che adesso non è presente in aula, risparmiatevi la morale sui dipendenti. Questa amministrazione finora non ha cacciato nessun dipendente, primo. Secondo, quelle parole dette da un componente di una forza politica, il cui premier in campagna elettorale, no, sull'articolo 18 diceva che non era possibile, non era ammissibile, no, che c'erano dei lavoratori trattati come se fossero di serie A e lavori trattati come se fossero di serie B, e faceva riferimento, no, a quelle imprese per cui se hai P
più o meno 15 dipendenti, chiaramente c'è una disparità di trattamento. A ascoltarlo in campagna elettorale tutti quanti pensavano: cavolo, adesso vinceranno e porteranno i diritti dei lavoratori per tutti uguali. Infatti li ha tagliati per tutti e vengono a fare la morale a noi oggi qui in aula. Ora io veramente, qualcuno mi dice digli che si devono vergognare, io sono stanco anche di ripetere la parola vergogna, perché veramente questa città deve andare oltre. Stiamo chiedendo alle opposizioni da tempo, lo possono fare anche qui in aula tramite gli emendamenti, la discussione è aperta, no? Di cooperare per il bene di questa città. Questa città non avrà altre occasioni, forse non si è capito. Al di là dei 5 Stelle o di altro, questa città è arrivata a un livello che o si risana, oppure chi ci rimette non è soltanto il lavoratore, ma sono i servizi. La reputazione di ognuno di noi, siamo tutti coinvolti a questo punto. Vi chiedo di rimanere qui sul pezzo, perché questo è l'unico elemento che interessa ai cittadini. Grazie.